Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Libri Isterici, dove ci riappropriamo dell'appellativo isterica e leggiamo libri femministi. Il libro che ho scelto per questa puntata è The Guilty Feminist di Deborah Frances White, che ha il nome dell'omonimo podcast che vi ho già consigliato svariate volte. Saprete se lo seguite che ha già superato la centesima puntata, quindi ci sono veramente tante puntate da recuperare e il format è molto semplice. Deborah Frances White, che di mestiere fa la comica, comincia ogni puntata dove lei o qualcuno dei suoi ospiti o co-host, che di solito sono altre persone che appunto lavorano nell'ambiente della comicità, fanno una confessione femminista, cioè dicono sono femminista ma, e aggiungono una contraddizione, un qualcosa che le fa sentire appunto in colpa. E così si parte in tono molto leggero e anche autoironico, con una discussione, perché ogni puntata è incentrata su un argomento che può essere ad esempio l'attivismo o il far valere le proprie opinioni in un meeting o il rapporto con il proprio corpo, eccetera. E ci sono vari ospiti di tutte le provenienze, classi sociali, con cui anche spesso si creano discussioni e appunto si sviscera un argomento. E spesso si lanciano anche sfide da una settimana a quella successiva. Ogni puntata del podcast è registrata live, quindi se magari il podcast vi spaventa un po' dal punto di vista linguistico, perché appunto l'audio è pulito, ma non è pulito come un podcast che ovviamente viene registrato in uno studio di registrazione. In più ci sono vari accenti, quindi può essere un po' problematico. Il libro invece, che al momento è appena uscito appunto in Inghilterra e non ho idea se verrà mai tradotto, è molto più facile da seguire. La lingua è molto scorrevole, il linguaggio, è semplice, a volte anche un po' informale, non è accademico e ostico come a volte, tendono ad essere libri, più quotati, se vogliamo, sul femminismo, proprio perché vuole essere una sorta di guida. Vuole essere un libro adatto un po' a tutti. Perché ve ne voglio parlare? Perché appunto penso che sia facilmente accessibile anche se in inglese e perché è uno dei libri femministi più interessanti che ho letto ultimamente. È una sorta di guida in un certo senso, però non vuole essere quel tipo di guida che diciamo fa il giro e diventa troppo motivazionale fino a diventare scialba. È una sorta di guida, ma più nel senso di manuale. Infatti parte facendo un excursus su quella che è la storia del femminismo e delle varie ondate. E cosa molto interessante, nell'introduzione, o comunque in uno dei primi capitoli, l'autrice fa anche un elenco di determinati termini che lei andrà poi a usare nel resto del libro e dice: nel momento in cui io sto scrivendo, questi sono termini approvati dalle seguenti organizzazioni e associazioni e quindi sono i termini più neutrali e più corretti per riferirsi a queste persone. Quindi, ad esempio, invece di dire able-bodied, per intendere non disabile, lei appunto usa non disabile. Tante piccole accortezze come questa sono presenti in tutto il libro, che si vede che è frutto di una grande ricerca, ha una folta bibliografia, e quindi di nuovo dicevo, sì, ha un tono anche un po' scanzonatorio se vogliamo, molto allegro, come lei, se appunto seguite il podcast saprete a cosa mi riferisco, ma comunque una persona che di mestiere fa ridere è capace sicuramente di intrattenere, però senza perdere l'aspetto serio della questione. Quindi dicevo, parte da una sorta di excursus, poi va ad analizzare alcuni comportamenti, alcuni pensieri che abbiamo quasi di default, proprio perché cresciamo in un tipo di società patriarcale, costruito in un certo modo, quindi o sei A o sei B, non esiste un qualcosa di più sfumato. E poi però passa oltre a questi problemi o comunque tematiche come può essere il rapporto con il nostro corpo, il rapporto che abbiamo con le altre persone, il fatto che ci viene un po' inculcato che fra donne c'è competizione e questo si riflette sulla nostra vita personale, sul mondo del lavoro. Parla anche del consenso e però nella seconda parte vuole anche fornire degli strumenti, quindi sì, discutiamo di queste cose, ma anche troviamo una soluzione per andare oltre. E
E fa tutto questo in vari capitoli, dove alla fine di ogni capitolo intervista una femminista per lei importante. E anche qui, come appunto nel podcast, sono persone provenienti da ambiti più diversi, persone con cui anche necessariamente lei non va d'accordo. C'è una sua amica, ad esempio, una donna trans, che viene intervistata nel libro e anche in un paio di puntate del podcast, su cui è un po' in disaccordo su alcuni aspetti, ma entrambe sono consce di questa cosa, si definiscono amiche e dicono. La base per i rapporti umani è riuscire anche a discutere di argomenti su cui non si è al 100% sulla stessa linea d'onda, senza però prendersi a schiaffi, insomma. Anche il discorso che lei fa sull'attivismo e su quelle che sono le discussioni online è molto interessante. E mi è piaciuto molto che appunto lei riesca a combinare un aspetto più teorico, cioè spiegarti in cosa consiste la cosa X, un aspetto pratico, come puoi fare per non, diciamo, rimarcare quelle che sono delle abitudini, dei concetti patriarcali oltre i quali dovremmo andare. Con anche esperienze di vita personale e esperienze che lei ha sentito da altre persone, appunto perché è intervistata nel podcast. Un esempio molto interessante che fa, appunto, questa non è un'autobiografia, però ovviamente prende molto spunto dalla sua vita personale. Lei per tantissimi anni, quando ancora viveva in Australia, perché è originaria di lì, era con i testimoni di Geova. E questo è successo quando lei era molto giovane, era ancora tipo una bambina, e la sua famiglia appunto si converte a questa che lei definisce setta patriarcale, dove appunto le donne erano incoraggiate a lasciare gli studi, trovare marito, fare bambini e essenzialmente andare a bussare alle porte degli sconosciuti annunciando che l'apocalisse era vicina. E lei riesce a lasciare appunto i testimoni di Geova senza farsi scomunicare, il che è molto importante perché in questo modo le persone della sua famiglia e i suoi amici che sono ancora testimoni di Geova possono avere contatti con lei, altrimenti se ci si fa scomunicare le persone che sono ancora dentro non possono più assolutamente avere nessun tipo di rapporto con te. Perché questo aneddoto è interessante? Non solo è interessante di per sé, ma è interessante perché lei riesce a trovare dei parallelismi fra quello che è vivere in un ambiente appunto chiuso come un culto, e la società patriarcale in cui ci troviamo, dove ci sono dei ruoli predefiniti, tu devi stare in quel ruolo e se provi a uscirne, incontrerai delle difficoltà. L'intento del libro è proprio andare oltre il nostro senso di colpa senza però farci del male, cioè sì, sono femminista, ma sono anche femminista e posso fare qualcosa. Quindi, come possiamo migliorare la nostra vita come femministe? Lo possiamo fare attraverso l'abitudine. Che è un concetto molto interessante che secondo me si espande a tanti altri aspetti della nostra vita, anche se appunto, come sappiamo, il femminismo non è semplicemente un qualcosa a tenuta stagna, ma è intersezionale e quindi va a colpire la nostra vita al 100%, perché appunto non viviamo una vita dove abbiamo un solo problema, sono una serie di problemi tutti incatenati. Ma appunto, tornando al discorso dell'abitudine, lei dice nel momento in cui facciamo autocritica, siamo autocoscienti di piccole cose che mettono un freno fra di noi e l'essere le femministe che vorremmo essere, le persone che vorremmo essere, cerchiamo nel momento in cui ci rendiamo conto di qual è la cosa che ci ferma, l'ostacolo che abbiamo appunto fra di noi e quello che vogliamo essere, e facciamolo diventare un'abitudine. Nel momento in cui invece di andare con la risposta di default, invece di seguire automaticamente quello che è il nostro pensiero appunto inconscio, quindi ad esempio che lavoriamo meglio in compagnia di uomini che in compagnia di donne, cerchiamo di fermarci un attimo e di fare qualcosa. Se questo qualcosa che facciamo lo applichiamo attivamente ogni giorno, piano piano diventerà parte della nostra abitudine, diventerà una routine, come fare colazione alla mattina, insomma, e quindi diventerà un comportamento automatico. Per dire un'ultima cosa, per non far diventare questo video lunghissimo, un altro aspetto che mi è piaciuto molto è il suo ragionamento sul concetto di privilegio. Secondo
Sappiamo che su internet il check your privilege è diventato ormai un meme che viene anche un po' applicato a situazioni dove non ha molto senso, però lei appunto dice la frase check your privilege ha senso nel momento in cui noi effettivamente facciamo qualcosa. Non è solamente una questione di dire è vero, io in quanto donna bianca eterosessuale ho sicuramente avuto appunto privilegi in più rispetto ad esempio a una donna nera, lesbica, disabile. Cosa vuol dire quindi riconoscere i privilegi che abbiamo? Vuol dire sì, rendersene conto, sì, dire ok, per questo motivo io sono privilegiata. Ma la cosa più importante non è solo rendersene conto, dire va bene, ok, questa è la situazione, è fare qualcosa a riguardo. E fare qualcosa a riguardo non significa essere così l'eroina bianca che ha compassione e pietà per gli altri meno fortunati di lei, assolutamente no. Significa fare attivamente qualcosa, cioè nel momento in cui, ad esempio, lei dice mi viene chiesto di invitare persone per un panel sulla diversità e l'inclusività, allora lì io posso chiamare persone che so essere valide e che so non aver avuto le stesse possibilità che ho avuto io per i motivi di cui sopra. Ma anche nel nostro piccolo noi possiamo fare le stesse cose, sul lavoro proporre magari la nostra collega per una presentazione che normalmente sarebbe stata fatta da un collega uomo. Tante piccole cose per cui possiamo usare la nostra posizione di privilegio per rendere il nostro piccolo mondo, ma poi a effetto domino, ovviamente, se tutti lo facciamo, tutto il mondo più inclusivo e più diversificato. Finisco dicendo che, appunto, vi consiglio questo libro tantissimo, è veramente ben scritto in un modo semplice, inclusivo, ben ricercato e non per ultimo c'è un blurb di Emma Thompson che dice che è una lettura essenziale per il pianeta, quindi se Emma Thompson dice una cosa del genere, un minimo dovremmo ascoltarla. Se avete già letto questo libro o se siete fan del podcast o se avete intenzione di cominciare uno dei due o entrambi, fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!